Allora, tra i telefoni e Zerino Capuano, richiestissimo mister, che però ha un centenale con l'Arezzo, quindi lui per il prossimo secolo è fisso da noi. Arriva il Bassano, domani ci sarà da combattere, però adesso siamo anche un po' più sereni, dai. Ma arriva la squadra, una delle squadre più forti in assoluto, lo dice anche la classifica, è seconda a un punto, una squadra molto forte, però di contro troverà una squadra affamata, quale l'Arezzo, arrabbiata. Noi siamo in un buon momento, ne veniamo da due vittorie consecutive che hanno rilanciato in maniera netta questa squadra verso l'obiettivo che dovesse essere raggiunto addirittura senza i play-out. Sarebbe un capolavoro per quello che... Tu hai stimato sui 34 punti, date le ultime vicissitudini. 44. 44, scusi. Sì, ritengo 43-44 punti, la salvezza dovrebbe essere... cioè, chi arriva a 43-44 secondo me è salvo, speriamo noi di arrivarci e magari fare anche qualche punto in più. Niente, noi stiamo facendo qualcosa di importante, inutile rimembrare il passato, la costruzione di codesta squadra, tutte le vicissitudini, altrimenti saremo dei patetici. Arriva il Bassano, una squadra che all'andata non ci ha trattato bene, perché io ritengo che nella vita e di conseguenza nello sport i valori siano determinanti, ma soprattutto c'è una legge, il rispetto per i perdenti. Noi abbiamo perso oltre il 90esimo in inferiorità numerica, ci fu una esultanza eccessiva, addirittura vennero ad esultare nella nostra panchina, non si sono comportati eticamente in maniera... In poche parole c'hai il detto avvelenato. Ma io lo dico con grande schiettezza, vorrei ricambiare con la stessa moneta, non con il loro comportamento, perché... Ma vabbè, anche domenica, anche lunedì ti sei avventato in campo come piace a noi, figurati c'hai questo... No, ma io esulto l'esternazione del sentimento, è la cosa più notevole che possa esprimere un essere umano che vive in base... ad un obiettivo. Io faccio l'allenatore, rappresento il popolo aretino, rappresento la proprietà che mi ha dato questa possibilità, quindi l'esternazione immediata di un sentimento alto, quale può essere la vittoria, io lo vado a festeggiare con la mia gente, non vado alla panchina avversaria, quindi io spero di ricambiare con la stessa moneta. Oh, purtroppo sarà, e ti saluta, sarà assente Pupo, che serviva col Bassano, se non altro per motivi di statura, essendo Bassano. Però anche te sei gigante. Ma, insomma, quindi ce la caveremo da solo. Ce la caveremo, perché lo sostituirò io degnamente, magari qualche centimetro in più o in meno, però siamo lì. Allora, che la vittoria sia su di noi, e a domani, in bocca al lupo. Grazie.